Oh. Salve ragazzi, sono Carlo Napodano, il primo youtuber sex. Oggi affronteremo un argomento molto delicato e che per sfortuna accomuna un po' tutti, e cioè il tradimento. I media ci bombardano all'ordine del giorno come il caso scoppiato Luigi Favoloso e Nina Moric. Ma la domanda è: perché si tradisce? Mancanza di attenzioni. Le cause? Scarsa comunicazione ed emotività, incompatibilità caratteriale e insoddisfazione sessuale. Tutto ciò si aggrava con la routine quotidiana che spesso erroneamente spinge il trascurato o la trascurata a cercare attenzioni altrove. C'è chi invece tradisce per il semplice piacere di farlo, coloro per cui il proibito è più desiderato, più risulta moralmente scorretto e più eccitante perseguire la cosa. Si può tradire inoltre per semplice infatuazione, succede inaspettatamente, chiamatelo pure colpo di fulmine, ma ragazzi vi assicuro che può succedere. Poi c'è chi tradisce per vendetta o ripicca, per infliggere appunto una lezione al proprio partner, soddisfando anche il proprio ego. E potrei esporvi tanti altri motivi, ma questi sono i più diffusi. Ma dunque, perché non si lasciano e basta? La risposta mi è arrivata proprio da persone che hanno tradito e che tradiscono. Per molti è più semplice tradire che discutere, fingendo appunto che nel rapporto vada tutto bene, continuando ad avere due piedi in una sola scarpa, con conseguenze spesso spiacevoli. C'è anche chi dipende economicamente dal proprio partner e piuttosto che soddisfare i bisogni affettivi, pensa a quelli economici. Altri invece sono incapaci di restare soli o sono talmente innamorati che pur di non perdere il proprio partner assecondano ogni negatività del rapporto, cosa che comunque porterà allo sfascio della coppia perché tieni, prima o poi scoppi. Mentre chi ha famiglia pensa all'impatto negativo che la rottura può infliggere ai figli, dunque trova compromessi. C'è anche chi, per salvaguardare l'immagine che la società ha di loro, sceglie di essere infelice, dando comunque l'impressione della famiglia perfetta. Quando poi... Ma vi sono soluzioni? Quali possono essere? Beh, cari miei, l'unica soluzione che posso darvi è quella di parlare ed evitare che il vostro o la vostra partner si interessi ad altro. E per questo ho qualche piccolo consiglio, ma ne parleremo più avanti in uno dei miei prossimi video. In descrizione troverete un link. Vi consiglio di visitarlo. Intanto, se il video vi è piaciuto, condividetelo con tutti i vostri amici, lasciate un like e commentate per dire la vostra. Noi ci rivediamo nel mio prossimo video, perché il sesso è ovunque. Ciao!